Presentato a Palazzo Alvaro, nella sala Gilda Trisolini, il corso promosso da Unireggio per il rilascio della qualifica di guardia ecologica con specializzazione nella supervisione, prevenzione e sorveglianza del patrimonio forestale e faunistico. Il corso prevede anche la possibilità di svolgere uno stage formativo presso l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, nel pieno spirito di cooperazione istituzionale. Presenti accanto a Paolo Ferrara, presidente dell'Unireggio, Leo Autelitano, presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, i docenti esperti del corso, il capitano Cosimo Sframeli Antonino Valcomatà e il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace. Il corso è il primo progetto del genere in Calabria e ha ricevuto l'appoggio di tutte le parti coinvolte proprio perché permette di formare figure specializzate che non solo avranno il compito di monitorare e preservare il territorio, ma anche scongiurare e prevenire fenomeni distruttivi come gli incendi o lo smaltimento e l'abbandono indiscriminato di ogni tipo di rifiuto, problemi delicati che la regione vive ormai da troppo tempo. Ma è importante per tutto il territorio metropolitano della nostra città, proprio per evitare, come diceva lei, quello che è successo in passato. Quindi questo corso mai più azzeccato poteva essere l'idea appunto di Unireggio nella programmazione di questo che dovrebbe essere il primo corso, tra le altre cose, in Calabria. Che va su quella che è fondamentalmente ormai una delle situazioni più scabrose, diciamo, che ha visto penalizzare il nostro territorio nel recente passato. Quella stagione degli incendi, quella stagione, diciamo, dell'invasione anche sotto l'aspetto dei rifiuti, è diventata, diciamo, un qualcosa che ci siamo un po' abituati a vivere in maniera passiva. Quindi il fatto oggi di voler pensare a formare delle figure professionali che possono servire a monitorare, a preservare quello che è appunto il nostro territorio, non può che essere accolto in maniera positiva da un ente di programmazione come la città metropolitana, che ha voluto stare a fianco a Unireggio anche in questo momento. E oggi alla presentazione di questo corso, illustri relatori stanno mettendo a nudo quella che è questa realtà che ormai viviamo ovviamente da tanto tempo e che probabilmente speriamo che anche con questa nuova figura professionale possa in parte risolvere appunto delle problematiche ataviche.